questo elemento bonus di Wild Twin Studio. Con Ciao me ragazzi. c'è Lanz, appunto. Vai, tanto io, come dire, condivido comunque questo link sulla chat di Telegram per avvisare tutti che facciamo un piccolo contenuto extra. E insomma, siamo qui per un motivo molto, molto, molto giusto, Sì. giusto, Lanz? Sì, siamo qui per assistere a un evento epocale, o meglio, a una situazione quasi irripetibile, credo. Ah, io non credo che ne vedrete E altre. volevamo appunto condividerlo con voi perché non mi era mai successo né in live né su DB2 né di vederlo né di farlo. E quindi siamo qui per vedere questo momento epocale della storia del Blood Bowl, a cominciare dal 14° turno di una partita in salita per la mia squadra di Ogre, che giustamente contro i Dark Elf sta avendo seri problemi e si trova sotto 2-1 al 14° del secondo tempo. Bene, bene. Adesso ci metteremo d'accordo con Lanz e premeremo play in sincro perché ovviamente i miei mezzi non sono abbastanza potenti per streamare una cosa anche a Lanz in diretta, quindi magari premo addirittura play e Vai, commento io, vai. come dicevi tu, ti Sì, do un sì. conto alla rovescia e poi iniziamo a commentare questa partita. Allora, come giustamente dicevi, Lanz, siamo... è il tuo 14° turno, Il mio giusto? 14°, ho 3 turni per cercare un pareggio. Esatto. Qua dietro, prima di mandare il video, diciamo, spiego un attimino. Qua dietro c'è uno snotto con agilità 4, grandissimo, Esatto. che quindi un po' più agevolmente di tanti altri potrebbe consentire una tattica di throw teammate. E quindi Esatto, l'idea perché prende iniziale la era palla al quella. 2, atterra al 3 nel caso in cui venga lanciato, quindi l'idea sarebbe quella di usarlo per pareggiare in extremis. Assolutamente sì. Niente, io direi che a questo punto vado, Sì. ok? Allora faccio 3, 2, 1 e te lo dico, Vai, vai. ok? 3, 2, 1, play. Ok, schieramento elfi scuri, quindi Sì, robe tranquille. chiaramente. Chi era molto indietro sa che il mio gioco probabilmente andrà sul lancio dello Snotling. Assolutamente, infatti qua si prepara più o meno, mette gli omini a raggio. Eh sì, a raggio e oltretutto a zona di controllo sul possibile atterraggio. Anche perché poi in realtà non c'è molta difesa contro gli Snotling, nel senso che comunque bene o male smarcano sempre al 2, no? Esatto. Quindi se arriva, arriva, però è ovvio che se non riesce ad arrivare in meta subito... cioè te lo sfasciano di mazzate, quindi Esattamente, l'idea è quella. qualsiasi elfo fa un blocco a 3 dadi contro uno Snotling, quindi Qualsiasi pezzo forza 3. ecco il calcio d'inizio, ci rinfence e vabbè, prendi un reroll come se servisse. Beh, no, in realtà è buono, sì buono. sì 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 hai due reroll comunque, sei per Sì. due turni e niente, primi blocchi. Commenta così vedo se sei in Sì, sincro. no, ti posso già dire che non siamo tanto in sincro, ma va bene. Blocco a 3 dadi, solo uno smash. Terzo blocco a 3 dadi, una spinta. Una spinta, niente di che. Ma va bene così per adesso. Sì. E quindi poi si inizia ad attivare la macchina incorretta di touchdown che è... Vado a prendere la palla prende al volo, quasi quasi commento io Lanz, così almeno Sì, vai, facciamo vai. questa cosa. Passaggio alla mano allo snotto con agilità 4, che giustamente se la prende in tutta tranquillità. Parte il blitz, finalmente qualcuno butta giù qualcun altro. Purtroppo però non con grande successo. L'impaling on inevitabile, che però non crea situazioni diverse dalla tristezza di non Sì, aver sì. ucciso un elfo. Con un Niente, ogre, niente. gli Snotling si mettono in posizione leggermente difensiva. Ecco che arriva per mettersi in posizione lo snotto con agilità 4. Gli elfi silvani parte un blitz da fondo campo di proporzioni epiche.
E vabbè, prende a calcio uno Snotling con block senza particolare dolore. Torna un po' indietro giusto per coprire. Gli altri elfi scuri si mettono in zona perché probabilmente cercano, capiscono che partirà un troll teammate, quindi cercano di mettere in difficoltà i vari ogre lanciatori, anche se qualche snotto qua tiene la difesa perché non riescono a mettersi vicino all'ogre che dovrebbe lanciare lo esatto, snotting. Esatto. Tra l'altro fanno un piccolo errore, nel senso che si portano un po' avanti, quindi si scoprono perché a metà campo c'è un buco grosso come una casa, quindi fondamentalmente era quello che speravo ed è avvenuto. Esatto, perché non è che stiamo assistendo a una partita magari contro un giocatore pro, però è bravo, ma ha fatto un errore molto molto grave. Si comincia di nuovo con una serie di block. Oh, è finalmente un morto. Almeno un morto ci sta, ecco. E questo morto direi che è validissimo. Un è già questa. Esatto, è un buon presagio. È morto un avversario. Diciamo un buon presagio per quello che verrà, anche perché è un bel pareggio, ma morto, ma diciamo, ho pareggiato ma ho ucciso qualcuno, sono molto più contento. Qua poi la serie di spinte si fa ancora imbarazzante e parte il troll teammate, però purtroppo il giocatore con agilità 1 non solo fallisce l'atterraggio, ma va pure KO. Sì, agilità perde. 4, comunque sì, fallisce il primo roll di Throw Teammate, allora uso il reroll, ma poi fallisce anche l'atterraggio al Throw più, e quindi si fa malissimo. Il problema è che hai perso la partita. Il problema è che hai perso la partita. Hai perso la partita, perché come fai al sedicesimo turno, cioè, ora siamo al sedicesimo turno, l'elfo scuro prende la palla, fa il suo bel punto esperienza, vanno un po' indietro perché dicono boh, non si sa mai che magari uno Snotling passa, cioè alla fine giusto per sì può provenire tutto, vanno a caccia di punti esperienza, cercano di buttare giù Snotling e anche qualche elfo scuro si rende ridicolo perché non ce la fa, e poi vanno in difesa, e questa è veramente una situazione irrecuperabile. Io adesso, quando parte il sedicesimo turno di Lanz, sto zitto e non lo commento, perché secondo me non c'è niente da commentare, è una cosa, non ho parole, quindi adesso vediamo gli ultimi elfi che fanno brutte figure e basta. Sedicesimo turno di Lanz. Non ho parole. Arriva ragazzi, arriva la meta dell'anno ragazzi, arriva la meta dell'anno ragazzi, touchdown e mi tocco anche il culo alla faccia tua ragazzi. Io sfido chiunque di voi che vede questo replay a fare una meta migliore di questa. Questa meta è la meta più fantastica dell'universo di Blood Bowl 2 e non credo che possa esistere una cosa migliore da vedere, ma proprio per sempre. Cioè, non ho idea io veramente di come possa essere la vita dopo questo touchdown. E in effetti, per aggiungere la beffa al danno, è il sedicesimo turno del secondo tempo, il mio avversario non ha avuto neanche il tempo di rendersi conto ed è finita la partita 2-2. Neanche il tempo di bestemmiare e il gioco l'ha cacchiato fuori. È ancora intontito dalla cosa, non ha capito bene che cosa è successo veramente. Cioè, la situazione veramente, ti giuro, è bellissima questa meta qua, è bellissima. Sì, no. Allora, vi posso assicurare che l'intenzione era questa. È chiaro che le variabili per cui questa meta possa funzionare come in effetti ha fatto sono talmente tante. Lo scatter dello Snotling, l'armatura dello Snotling, una quantità di variabili infinite. Quindi
alla fine credo sia difficile da ripetere. No, infatti, poi tra l'altro, esatto, lo scatter della palla di fronte allo snotri. Ricordiamoci una cosa Esatto. importante. Quando, spiega la te, Lanza, quando lanci uno snotring e arriva in testa qualcuno, o comunque Sì. quando lanci qualcuno in generale, no? Quando, contro teammate, questo qualcuno in generale che può essere lanciato, ovviamente, quindi con right stuff, se non mi ricordo male, Esatto. arriva in testa qualcuno, non è che è automaticamente stordito, turnover, com'è che funziona? No, infatti la mia speranza era proprio questa e funziona così. Quando un pezzo lanciato colpisce un altro pezzo, entrambi i pezzi fanno un tiro armatura. E nel caso in cui ci sia un superamento del valore di armatura, c'è il tiro injury e si vede cosa succede. Ma se il pezzo lanciato non aveva ancora mosso prima di essere lanciato e viene scaraventato a terra per via dell'impatto, se l'armatura ha tenuto, lui ha ancora il suo turno come se avesse cominciato il turno da sdraiato. Esatto. E Quindi questo ha dato l'opportunità di smarcare, raccogliere la palla, visto che erano solo due caselle, segnare la meta. smarcare al 2, raccogliere la palla al 3 e andare in meta. Sì, beh, una volta lanciato e avuto il risultato Fantastico. del lancio, il fare meta era abbastanza semplice. Avevo anche un reroll che non ho usato, quindi. Tra l'altro, stavo guardando quello che ha preso il tuo lo Star Player Points, ci stavo cliccando sopra e il Sì. computer mi dà un tristissimo The player was not found. È morto. Mob the poach. No, no, è lui che ha segnato la meta. Ok, e no, perché non me lo dà. Ah no, perché probabilmente è morto in una partita successiva, però. Esatto, la tristezza è che quando ci clicco sopra mi dice tristemente The player was not found. Esatto. grandi snotti, cioè eroe per la vita. Però anche l'algoritmo ha visto il vero MVP della partita, questa è la cosa eccezionale. Assolutamente, questo è veramente la cosa eccezionale dell'eccezionale. E io sfido tutti voi, anche quando lo vedrete su YouTube, perché adesso sono in diretta su Twitch, quando lo vedrete su YouTube, a fare una meta migliore, a postarmela nei commenti e noi la verremo a vedere e commenteremo anche quella, assolutamente. Assolutamente, sì. Però io adesso, io già a gennaio, già a metà gennaio del 2021, ho trovato la meta dell'anno e sono veramente curioso. Pensavo che fosse quella di Rick, che ha lanciato un goblin, ha fatto due dodge ed è andata in meta, ma questa la supera. E voglio vedere le vostre migliori mete, ragazzi. Io e Lanz vogliamo veramente vedere il vostro meglio o il vostro peggio, decidete voi, però deve superare in grandezza e gloria questo touchdown. Vi lanciamo in grande amicizia il guanto di sfida per vedere quale sarà la meta dell'anno e cominciamo a proporvi questa che ci sembra molto difficile da replicare. Vediamo cosa sapete fare. Intanto accendiamo un cero di cerume a Mab the Pouch che ha segnato questa grandissima meta. Questo replay ve lo lasciamo lì, ragazzi. E noi per questa sera vi salutiamo. Una cosa molto breve ma intensa. E come al solito ci vediamo per le nostre dirette streaming su Twitch, su YouTube. Seguiteci anche sulla pagina Facebook di Wolfie Studio. E per chi ha Telegram, iscrivetevi al canale così sarete sempre aggiornati nelle nostre dirette e non ve ne perderete mai una. Buona serata anche a te, Lanz. E Buona serata anche a te, Spe, ciao a tutti, alla prossima. ci vediamo. Ciao. Ciao ciao.